Senatore Ruotolo, tocca a lei illustrare l'interrogazione 34-19 che concerne la recrudescenza criminale nell'area metropolitana di Napoli, un tema importante. Prego, senatore. Grazie, signor Presidente, signora Ministra. Ancora una volta mi rivolgo a lei, pur riconoscendo l'impegno che lei e le forze dell'ordine state dimostrando nell'affrontare la questione criminale nell'area metropolitana di Napoli. Periodicamente la interrogo su questo fronte e mi rendo conto che al posto suo dovrebbe essere invece il Presidente del Consiglio a informarci sulla strategia di contrasto alle mafie, in questo caso la Camorra, dell'intero governo. Vorrei riflettere, colleghe e colleghi, sul fatto che in questo momento nell'area metropolitana di Napoli a 150.000 abitanti è sospesa la democrazia, perché ben tre comuni, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e San Giuseppe Vesuviano, sono stati sciolti in 100 giorni dal Consiglio dei Ministri per condizionamento della Camorra. La lotta alla Camorra rappresenta un'emergenza nazionale che riguarda la democrazia e il rispetto dei diritti costituzionali. La ricrudescenza di episodi criminali appare inoltre in preoccupante crescita in molte zone della città di Napoli, con dinamiche di contrapposizione tra gruppi camorristi sempre più fluidi e meno stabili, e quindi bisognosi di affermarsi con l'uso della forza per il controllo di traffici illeciti. Signora Ministra, non le sarà sfuggito il rapporto presentato dalla Banca d'Italia sul divario Nord-Sud, sulla diffusione di fenomeni illegali e della criminalità organizzata, che oltre a incidere pesantemente sulla qualità della vita dei cittadini, si riflette anche sul mondo del lavoro e sulla crescita del territorio, imponendo costi alle imprese e falsando il funzionamento del mercato. In questo contesto le differenze di sviluppo economico a livello territoriale si sono ancora di più allargate e la Campania registra dati statistici allarmanti sul fronte economico-sociale. Lei sa che ci sono diverse iniziative di associazioni, volontariato, mondo della scuola, parrocchie, che provano a costruire forme di impegno significativo e sempre più diffuso per il riscatto del territorio. È l'iniziativa del Patto Educativo per la Città Metropolitana di Napoli, sottoscritto dalla Curia, dal Ministro degli Interni, da lei, dal Ministro dell'Istruzione, dal Sindaco e dal Presidente della Regione, si pone l'esplicito obiettivo di contrastare più efficacemente il fenomeno della dispersione scolastica e di promuovere percorsi di educazione alla legalità per i minori, anche se proprio in queste ore sta facendo discutere la ripartizione dei fondi assegnati da parte del Ministro Bianchi. Nell'attuale quadro economico e sociale, le commistioni tra istituzioni e imprenditoria malata, tra criminalità organizzata e tessuto economico in uno agli investimenti del PNRR pone a tutti la necessità di un supplemento di attenzione per sradicare il malaffare dal territorio già investito da un pesante disagio anche a seguito della pandemia. In sostanza, signora Ministra, le chiedo di sapere qual è sia la sua opinione rispetto alle premesse esposte e se condivide la necessità di un intervento più articolato del Governo. L'ascolto con l'attenzione e la ringrazio. Anche noi l'ascoltiamo con attenzione. Prego, Ministro Lamorgese. Signor Presidente, onorevoli senatori, Napoli è al centro dell'agenda politica del Governo per la sua rilevanza strategica rispetto allo sviluppo del Paese, come dimostrato da una serie articolata di iniziative intraprese sul territorio di carattere trasversale e interistituzionale. Tra gli interventi recenti di vasta portata, ricordo che lo scorso 19 gennaio è stato sottoscritto l'accordo per la promozione e l'attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata per lo sviluppo della città di Napoli tra Prefettura, Regione Campania e Comune. Tale strumento contiene un insieme di progettualità ad ampio spettro accomunate dalla finalità di promuovere condizioni di sviluppo territoriale in una cornice di legalità. Tra le principali misure previste
previste dall'accordo. Rammento l'istituzione di tavoli di osservazione presso le 10 municipalità, l'avvio di tavoli per il rilancio occupazionale, in particolare nel settore del turismo, con la Regione Campania e il Comune di Napoli, il protocollo per il potenziamento della legalità e della sicurezza sui luoghi di lavoro, con riferimento all'area portuale di Napoli, proprio per prevenire anche eventi infortunistici e malattie professionali. Ulteriori progettualità mirano alla prevenzione della devianza giovanile, tra queste richiamo il progetto PITER, operativo nel Rione Sanità di Napoli, finanziato dal Comune al Comune di Napoli dal PON Legalità 2014-2020 del Ministero dell'Interno, per la presa in carica di 300 minori di età compresi tra i 6 e i 16 anni, a grave rischio di esclusione sociale. Nel capoluogo partenopeo, lo scorso 13 maggio, è stata sottoscritta anche questa intesa interistituzionale contro la povertà educativa e la dispersione scolastica. A tali azioni si affiancano quelle più mirate alla prevenzione del crimine, e tra queste voglio ricordare la creazione presso la Prefettura di un gruppo di analisi interforze sulla circolazione delle armi illegali nell'area metropolitana di Napoli, finalizzata a individuare le dinamiche di circolazione delle armi e le relative modalità di approvvigionamento. È stato inoltre pianificato un progressivo rafforzamento degli organici delle forze di polizia. Sono state assegnate lo scorso febbraio alla Questura di Napoli 100 unità ed è previsto dal mese di luglio un ulteriore incremento di 70 unità. Inoltre, sulla base delle esigenze rappresentate dal prefetto a titolo di rinforzi estivi, è previsto l'invio di ulteriori 100 unità tra carabinieri e guardie di finanza. Il controllo del territorio è stato potenziato attraverso l'impiego di circa 90 unità al giorno del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato e 30 militari dell'arma delle squadre di intervento operativo del Reggimento Carabinieri Campania. E infine informo che grazie ai fondi messi a disposizione dal PON Legalità 2014-2020, oltre ai progetti già realizzati, altri sono in avanzata stato di definizione nel campo dei sistemi della videosorveglianza, localizzati in varie zone dell'area metropolitana, anche a tutela dell'ingente patrimonio culturale e artistico del Presidente. Grazie. Senatore Ruotolo, prego, ha 2 minuti per replicare. Grazie Presidente, grazie signora Ministra. Tutto quello che ha detto è tutto vero, è vero, quindi da questo punto di vista. Però io vorrei ricordarle un'intervista che ho realizzato nell'altra vita, quando intervistai una imprenditrice che aveva fatto condannare 10 camorristi perché facevano le estorsioni al suo negozio. Io le chiesi: ma non è contenta? E lei mi rispose: no, perché ce ne sono altri 1000 fuori. Cioè, questo è il punto. E allora è la richiesta di avere un'attenzione. Certamente tutte le cose sono in cantiere, certamente dobbiamo lavorare sulla prevenzione, quindi tutte le cose che lei ha annunciato sono tutte lì scritte, le conosciamo, ma dobbiamo lavorare anche sulla repressione. Le dico l'ultima: sui social, oramai sui social passa di tutto, c'è anche l'appello di una mamma dell'altro giorno del quartiere Pianura, che si rivolge non alla polizia e allo Stato, ma si rivolge a quell'altro clan che ha sequestrato il figlio di 27 anni, che manca all'appello da 2 giorni. Quindi dobbiamo imparare, dobbiamo sempre avere presente i bisogni e le paure dei nostri cittadini. Quindi non è che possiamo promettere un poliziotto ogni strada di Napoli, questo lo sanno anche i nostri, però sicuramente la videosorveglianza, e su questo lei, ho visto che ha preso atto di un vecchio elenco sbagliato, diciamola così, dove erano state tenute fuori delle realtà come i comuni dell'area nord di Napoli. Quindi io, questo è l'appello che faccio, e lo rivolgo anche ai partiti, perché il tema vero, se è vero che ci sono 3 comuni sciolti per mafia, se è vero che c'è un problema di riforma della legge, e la selezione e la qualità delle classi dirigenti. Grazie. Un appello importante per il quale la ringraziamo.